Alla festa del PD milanese è andato in scena lo spot per il sì al referendum grazie a due sposini saliti sul palco insieme alla ministra Boschi, che durante il suo intervento è stata però contestata da alcuni rappresentanti del comitato C'è chi dice no. E come si è arrivati a questa riforma negli ultimi 30 anni di tentativi che ci sono stati e che non sono andati a buon fine? Quindi io sono facilitata perché arrivo in corsa appunto all'inizio di questa esperienza, di questa legislatura. Noi abbiamo detto che nell'aprile del 2014 noi siamo contenti che siate presenti perché la festa è aperta a tutti, noi abbiamo la capacità di organizzare le feste dell'unità e quindi offriamo a tutti un'occasione di confronto. Noi non chiudiamo le porte a nessuno, quindi ci fa piacere che siate qua. Vi chiediamo però semplicemente la cortesia di ascoltare come succede in democrazia, cioè questo piccolo particolare in democrazia, si lasciano parlare le persone. Buongiorno a tutti. Aspettate un attimo, calma. Allora... Avete votato Bersani, non Renzi! E siete qua a votare sì quello che dice uno che non avete nemmeno votato! La democrazia non è decidere! La democrazia è partecipare! La democrazia non è decidere! La democrazia è partecipare! Ma dove parla Di Maio? No, vai, vai! Io mi salto! Io mi spingo! Ma dove parla Di Maio? Andate dove parla Di Maio! A me non è chi lo vuole Di Maio! Io sono un cittadino! Io penso che sarebbe poco saggio pensare di fare un torto al futuro del paese, ai propri figli, per fare rispetto al governo in carica oggi. Quindi io credo che le persone saranno molto più sagge quando andranno a votare di così e decideranno di votare su quello che è il merito delle riforme e sulla proposta per il paese. Abbiamo settimane impegnative, forse dormiremo un po' di meno tutti, però sarà anche bello dormire un po' di meno per stare un po' più nei circoli, nei comitati, nelle piazze, discuterne insieme, uscire di casa e confrontarsi con le persone in carne e ossa, guardandoli negli occhi. Magari si suda un po' di più, magari a volte si deve alzare un po' più la voce, ma la bellezza di un contatto umano, di un confronto, di uno sguardo in cui ti dici questa è la mia idea di paese. Magari vedo un po' meno i miei figli per questo mese, magari questo mese l'abbonamento in palestra non lo faccio perché vado a stare al comitato, magari la mattina mi alzo presto perché vado a fare volantinaggio al mercato fuori dalle scuole, però è la bellezza di sapere che siamo una comunità che insieme decide il proprio futuro. Noi vorremmo partecipare a un dibattito fondamentale per il futuro di questo paese, siamo cittadini. Dopo scende il ministro e le parlate, come si fa a parlare da giù a su? Ma noi non stavamo parlando, noi eravamo in silenzio, ci avete riempito di voce. Cosa volevate manifestare qui al ministro? Noi in realtà non siamo venuti con l'idea di contestare, soprattutto nel momento in cui parlava il ministro Boschi. Abbiamo semplicemente alzato dei volantini per attirare l'attenzione, ma in realtà quello che volevamo era fare una semplice domanda, anche perché più volte sentiamo lamentarli del fatto che fanno fatica ad approvare le leggi, però non riusciamo a spiegarci come mai in soli 2 anni a colpo di maggioranza hanno realizzato un programma che era quello dei governi precedenti Berlusconi, precarizzando il sistema del lavoro, negando il diritto alla salute e liberalizzando la scuola. Ce lo devono spiegare come mai in questi 2 anni sto miracolo di cambiare la faccia del paese ce l'hanno fatta veloce. Accende molto gli animi questa riforma della Costituzione. Mi sembra giusto. È giusto, è normale, è una discussione che si fa democraticamente, è in tranquillità, con la calma si può fare, ci sta. Berlusconi tentò di modificare la Costituzione, ne modificò 53 articoli, il PD si schierò contro, oggi il PD ne cambia 47, che cosa è cambiato da allora? I tempi cambiano, non siamo più... Ma è soltanto il cambiato tempo, ma nel contenuto cos'è cambiato? Anni fa, oggi è una società liquida, dove tutto cambia, ed è giusto cambiare, perché non cambiare?
cambiare. Quindi anche il PD è liquido, è cambiato perché è liquido. Tutto cambia. Chi l'ha detto che io devo stare qua anche domani? Allora era, stiamo parlando di non so quanti anni fa, 6-7 anni fa. 2006. Sono 10 anni fa e dopo 10 anni purtroppo tutto può, è suscettibile di revisione ed è giusto che questa cosa venga fatta. Lei ha letto tutti i 47 articoli della riforma? Ma questo non è il momento però. Ma li ha letti? Sono favorevole al sì, perché l'Italia deve cambiare pagina. E davvero questa volta il futuro del paese è nelle nostre mani con il referendum. Quindi in bocca al lupo a tutti. Grazie.